Poi, ragazzi, ma ci fosse una volta che Dio mette in terra, una porta, dico. Una porta che Dio mette che non mi fa male mentre sono a fare qualcosa. Accidenta ogni cosa, Dio buono. Ma vai, non hai paura. Papà non hai paura che fra 400 anni la riprova degli strumenti la c'è, vai. Ai ai. Provare. C'ho il DNA da tutte le parti sullo strumento. O non c'è un violino, uno strumento, un violoncello, un contrabbasso che non ci abbia. Per Dio, guarda, guarda se non è neanche la gocciola di sangue, eh. E qua, guarda, madonna buona, vabbè, allora aspetta un secondo, eh. No, non c'è problemi, vai, non c'è problemi di riconoscimento. Io ho lasciato il DNA su ogni cosa. Zitto, mi fa. Ma perché sono sfortunato? La mia moglie dice perché volevo salvantere, ma io penso che perché sono sfortunato mi hanno in chiesa. Una volta accidente a me, e poi sono anche scemo. Allora pazienza, dice, se erano ferie in tenda con degli amici, scherzi, ci si va a comprare della roba. Ci scelta a levare l'osso e il prosciutto. Arrivo io scemo, lo taglio io l'osso e il prosciutto. E la mia moglie, che io vorrei sapere, lei è proprio una maga, ma mi fa, ora fatti male, perché sai, perché ti ora tu sei capace anche di fatti male, scrive la zitta Susanna, ma tanto sangue lasciato. No, tutto lo levo, lo lascio. Che te la senti? Ora fatti male, ho detto la fiatata. Oh, come infilo il coltello, il primo chiaramente deve essere affilato per l'osso del prosciutto. Infilo il coso, mi scappa la mano e mi fa una fija lì. Una fija, guarda. ora si ride perché dice no, salva tu, dice c'è una fija alle mani, ecco, io avevo una fija alle mani. Sangue da tutte le parti. Allora si va al pronto soccorso, come sempre, come al solito, perché era fonda. Meno male mi misero dei punti, perché diceva l'appunto che apre la mano, perché bisogna gli mettere punti per forza, la fomia sta con la mano chiusa, e mi mette punti. Mette punti e allora, i seguenti 15 giorni, tutto a fare il bagno, e io nell'acqua alle altezza palle, no? A questo momento, guarda, li avrei ammazzati tutti dalla rabbia. Li avrei ammazzati anche alle mogli. Non puoi dire tutti, tanti già fatti male. È proprio tale, no? No, amici, è perché conoscono i polli. Sapessi che è difficile fare questa curva qui, rendile armoniose, proprio qui con le misure. Qui per esempio ora non sto andando bene, manca ancora parecchio. Manca ancora, fammi lavare ancora, però due, se un millimetro va levato, un millimetro per parte. Poi ora mi rifo male, eh. Ma non capisci che io sono chi ama di verità, stacca questa telecamera, dai. Vuoi dire se mi rifaccio male? Sono fatto una bella fia.
insomma,